Del De Farfalla per celebrare questi 23 anni di beach volley sia a livello amatoriale ma anche ad alto livello. Siamo stasera nel posto dove è nato il beach volley a Fiume Freddo, siamo al Bosco Marino, qui si disputò il primo torneo nell'89 e poi successivamente nel lido accanto al Mare Cambo è nato il primo memorial nel 1995, proprio un anno dell'anniversario della morte di mamma. Sì, certamente un momento importante, ci tenevo a organizzare un momento che fosse l'apertura verso il nuovo decennio, ma un punto diciamo di raccordo con 20 anni di storia importante, perché riuscire a portare avanti un torneo che si racconta, racconta una storia, la storia di una piccola favola iniziata 20 anni fa che è diventata una bella storia di grande amicizia, di grandi rapporti, di grandi valori. Ed è vero che è intitolata al nome di mia mamma, ma dietro il nome di mia mamma ci sono tante persone che hanno contribuito al successo, da Marco Di Bartolo, da Leo Di Bella soprattutto, e 10 anni all'Equador non si possono dimenticare, poi il trasferimento alle Capannine dove il torneo è decollato a tutti gli effetti, e visto che ha ottenuto il rango di finale regionale e non solo, perché da quest'anno, è il secondo anno di fila, avremo il rango nazionale. E il mio compagno avventura da 6 edizioni è Peppe Lombardo, che ormai ha preso in mano le redini di tutto il torneo. Questo torneo è nato qui a Fiume Freddo, io per il primo anno siamo riusciti a portarlo a Catania alle Capannine, e da quando siamo a Catania che me ne occupo io insieme a Nunzio, e quest'anno siamo alla 21esima edizione e siamo una tappa nazionale, quindi abbiamo ottenuto il rango di tappa nazionale. E poi ci tengo a sottolineare che la manifestazione si svolgerà gli ultimi 2 fine settimana di luglio. La settimana prima, il 23, facciamo la parte sociale e amatoriale con l'Oxain, che è un centro, un ente di promozione sportiva che si occupa di tutto quello che fa, noi facciamo delle raccolte di beneficenze, i ragazzi giocano insieme alle fidanzate, e poi l'ultimo fine settimana di luglio invece c'è proprio l'evento sportivo professionistico con la FIBAV, che è dove si disputeranno le migliori coppie siciliane, non solo, perché verranno anche delle coppie da fuori, la vittoria finale del Farfalla. Ancora le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il venerdì prima, quindi il 29 di luglio, ancora non abbiamo tante coppie iscritte, mi sembra 2 o 3, ma di solito poi i ragazzi, che siccome una iscrizione si fa online, la fanno all'ultimo minuto. Tra l'altro anche quest'anno sarà valida come campionato regionale e tappa nazionale B2. Tappa nazionale serie Beach si chiamano, B2 sono quelle con montepremi, la nostra sarà una serie B3 in quanto sarà senza montepremi, ma assegnerà gli stessi punti a livello nazionale come le tappe di serie BC2.